Abbiamo ipotizzato alleanze con la PDL
ma con l'obiettivo di un programma di ammodernamento della politica sul territorio, perché la dimensione della politica sul territorio ha una sua autonomia, poi è condizionata dalla politica in generale, ma c'è uno spazio autonomo della politica sul territorio da parte degli enti locali. L'esperienza non è esaltante, e voi ne siete testimoni, e non a caso in questo periodo la dimostrazione della non consapevolezza della ragione della nostra alleanza sta nella circostanza che il presidente della provincia annuncia il tic-tac, come si chiama, che se noi non siamo disciplinati rompe. Mi verrebbe da usare un'espressione molto plastica per, come dire, registrare questo passaggio. Qua, e questo lo dico agli amici dell'API e agli amici, preferisco considerarli democristiani. No, non è Casino, è Casino lo diventerà. Io registro che la nostra dispersione, parlo della dispersione della tradizione democratica, si è organizzata in una quantità di rivoli, e la cosa più seria è partire dal punto in cui siamo, senza accelerare e senza ritardare processi. E che qua, in questa realtà, ne vedo un po' dovunque, questi rivoli, la cosa importante del polo, non se primo terzo, la cosa importante del polo è porre il processo di aggregazione intorno ad un programma comune. Io non chiedo a Casillo di avere la mia opinione, né Casillo può chiedere a me di avere la sua, sarebbe un po' complicato, ma io e Casillo possiamo metterci d'accordo nella realizzazione di un programma comune. Lui rimane Casillo, io rimango De Mita, un programma comune così che è la correzione vera alla politica che c'è, dove la gente si è messa insieme per vincere, ma dopo che ha vinto non sa. Io vi ho ascoltato con grande attenzione, e dovete evitare, voi e noi, mica solo loro, dovete evitare, perché ho sentito le regole possono i criteri di gestione, ma dopo che avete vinto, a patto che vincete, perché di fronte ai problemi del paese ipotizzate delle soluzioni praticabili. Poi, se riuscite a realizzare questa condizione, io lo dico sempre in termini paradossali, chi compie il gesto che porta a soluzione il problema è indifferente, perché vincete tutti insieme. Se viceversa volete stabilire all'inizio chi fa il gol, la squadra perde. Bravo. È un casino, per correggere una pausa di silenzio che c'è stata tra noi due, che ha prodotto l'errore, di questa questione io me ne occuperò personalmente. Per caso, io ho avuto la sensazione di trovarmi di fronte ad un gruppo dirigente di qualità. Siete qua presenti? Grazie. Non lo dico, perché noi ci chiediamo su questa realtà la possibilità di recuperare la dimensione vera della politica. Si vince se si conviene sugli obiettivi. Si perde se ognuno vuole arrivare da solo a conseguire l'obiettivo. Questo come metodo. Ma qual è la forza vera? Perché io ho scherzato sulle storie. Noi usciamo dalle difficoltà se recuperiamo le storie comuni. Io sono tra i protagonisti dell'ultimo periodo di celebrazione del passato per cammino di futuro. E mi sono scontrato con tutti, anche all'interno del tentativo di esperienza del Partito Democratico. Ero vecchio, non volevo parlare del passato che del futuro. Ieri sera, io non lo so come definirla,
Io ieri sera mi sono emozionato quando Benigni ha spiegato con una semplicità incredibile che per capire il futuro bisogna ricordare il passato, perché solo comprendendo il passato si ipotizza il futuro e si vive il presente. Noi abbiamo cancellato la storia di ognuno di noi, che è la condizione per condividere insieme i processi. Se non ricostruiamo questo tessuto comune, non c'è solidarietà, non c'è amicizia, non c'è capacità di indirizzo politico. Allora la politica diventa lotta brutale di potere. È come pretendere che due aziende, anziché concorrere, si mettano d'accordo. No, la concorrenza esiste per fregare il... Diversamente non è ipotizzabile, come dire, la vita di due attività aziendali, tu ne sai qualcosa, ci riesci, no? In politica è diverso. Sulle questioni che io non le voglio lasciare, di questa la risposta. Noi stiamo attraversando un momento di grande difficoltà. Il governo sostiene, ed è vero in parte, che con la politica di equilibrio dei bilanci ci ha evitato il rischio. Io non sono medico, non so che tra di voi è medico. Mantenere in vita la persona senza preoccuparsi che mantenere in vita può portare all'estinzione, è vero, fa, è un rischio. Il medico fa un'operazione insieme. Prima lo mantiene in vita, se noi non te lo curiamo. Nel momento in cui lo mantiene in vita, lo rifaremo davanti al recupero della salute. Questo governo, il problema del recupero della salute non se l'è posto. Col rischio che faccia la fine del cavallo del Marchese Pepe. Al mio paese si raccontava questo episodio, che il Marchese Pepe aveva un cavallo al quale non dava a mangiare e poi morì. Quando morì, lui con gli amici meravigliati diceva: pensate, adesso che si era abituato a non mangiare è morto. Il rischio è questo, e il rischio è che la condizione politica generale del paese, anziché occuparsi di queste questioni, è tutto occupato a garantire la sopravvivenza immunitaria, non da un punto di vista sanitario, di chi guida il governo. Quindi noi siamo in presenza di una situazione drammatica, tragica, di cui dobbiamo parlare. A livello locale c'è uno spazio per le politiche anche del lavoro, non nel senso che il comune ha la possibilità, come dire, di organizzare un processo economico in generale. A livello locale gli enti locali hanno una straordinaria opportunità su cui noi dovremmo riflettere. Noi dell'UDC, ma anche voi, cioè se vogliamo davvero dar vita ad una dimensione politica diversa, gli enti locali hanno una opportunità straordinaria. Non mi interessa, io non appartengo alla categoria di quelli che parlano male delle cose che sono state fatte. Un medico che raccontasse al paziente che sta poco bene all'inizio può dargli la sensazione che ha capito, ma se continua a raccontargli che sta poco bene, per giunta per colpa sua, non credo che il paziente apprezzi il medico. Io ritengo che si parte dalla condizione che si sta poco bene, e siccome i fatti storici non sono correggibili da parte della politica, poi la riflessione storiografica può fare quello che vuole, ma non riguarda la politica, allora io ragiono così. Noi nel mezzogiorno, io ho anche una qualche spiegazione per questo comportamento. Nella organizzazione dei servizi siamo partiti tardi rispetto alle altre aree del paese, rispetto ai paesi dell'Europa. E ricordo sempre, ricordo a me stesso, ma ricordo anche a voi, che quando in Piemonte il governo consentì la istituzione, cioè la costruzione dei bagni ai contadini, i contadini nei bagni mettevano le omini, non li utilizzavano per lavarsi, li utilizzavano per mettere le omini. Poi si resero conto che servivano per lavarsi e si sono abituati a lavarsi. Noi siamo partiti un po' più tardi. Sul piano dell'organizzazione dei servizi li abbiamo fatti un po' più
con l'obiettivo di occupare persone e un po' meno per la qualità dei servizi. Lo dico a chi opera nel mondo della sanità, parlo di una provincia che conosco meglio, che è quella di Salerno. I parlamentari si occupavano di fare un ospedale in ogni comune, c'è la parte al nord di Salerno dove c'è un ospedale in ogni comune, ma l'attenzione all'organizzazione della qualità dei servizi non c'è. Che era anche un modo di rispondere però all'epoca, quando l'assistenza sanitaria era completamente scarsa. Adesso stare a discutere se hanno fatto bene o hanno fatto male dal punto di vista della utilità dell'organizzazione dei servizi è irrilevante. Quindi io parto dalla condizione che c'è l'organizzazione sanitaria, insomma, io perdo l'equilibrio quando vengo in questa parte della provincia di Napoli, perché la comunità ha bisogno di un confine. Io ne ho così bisogno, insomma, che quando studiavo io ho bisogno di avere le spalle coperte. Se mi davano la scrivania non riuscivo, avevo bisogno di uno spazio delimitato. Le persone hanno bisogno di uno spazio all'interno del quale organizzare la propria convergenza. Da questo punto di vista, lo dico a voi consiglieri regionali, la riorganizzazione dello spazio di una comunità dal punto di vista urbanistico è una grande opportunità, ma anche un'opportunità nell'organizzazione dei servizi, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, l'organizzazione del servizio scolastico, la tutela delle persone deboli, perché noi abbiamo un'organizzazione dello Stato sociale, stiamo attenti che per ragioni storiche si è organizzata in un modo per cui costa moltissimo e il costo che l'organizzazione ha richiede risorse che la comunità ha. Dobbiamo cambiare, trovare un modo che consenta che lo spazio di bisogno che è cresciuto con l'allungamento dell'età faccia carico poi alle comunità di organizzare in maniera efficiente e meno costosa l'assistenza alle fasce deboli, che è uno spazio enorme per gli enti locali, perché questa è competenza degli enti locali. L'organizzazione della qualificazione professionale deve essere a carico degli enti locali. La regione deve progressivamente diventare organo di programmazione. L'idea che un assessore regionale, lo vorrei dire agli operai organizzati che sono andati là, sono stati fatti in provincia di Napoli in una maniera molto strana. È stata completata la condizione di assistenza passiva da parte di chi si è organizzato, ma non con l'idea di aiutare chi è bisognoso, ma con l'idea di far clientela, visto che qua hanno parlato pure di clientela. Non per ritorcere l'accusa, ma solo per renderci conto che sui problemi che sono problemi reali, la qualità dell'amministrazione esige un livello di qualità molto più alta del passato. E diciamocelo con molta franchezza, io lo dico a Casillo, no, perché come vedi io penso che tu stai con loro, tu invece sei con lui, io non ti volevo, non è vero. No, perché lui mi rimprovera, lo posso dire, mi rimprovera che mi direbbe che io non voglio più di stasera stai qua. Questo discorso poi indipendentemente dalla maglia tua e dalla ciacca mia diventa indifferente se approfondiamo le questioni per venirne fuori. Da questo punto di vista, e chiudo, io vorrei trasmettervi un sentimento di grande fiducia. Io sono convinto che a livello dell'amministrazione locale può partire il rinnovamento della politica. È vero, noi siamo abituati ad una storia diversa. Ieri sera Benigni è stato di una intelligenza straordinaria, perché la storia nostra è stata così. Il pensiero ha sempre anticipato poi la organizzazione. Anche i partiti politici erano prima un pensiero e poi un'organizzazione. Noi adesso invece abbiamo organizzato prima i partiti e poi ci sforziamo di pensare senza riuscirci.
E siccome è così, perché siamo chiamati a provvedere senza qualcuno ci abbia pensato, il punto di partenza è il governo della politica. La grande novità della politica, state attenti, che la Lega aveva colto e ha gestito male, e gestisce male, perché il problema dell'autogoverno sul territorio e la domanda moderna dell'organizzazione dei processi democratici, solo che loro la leggono in termini di separazione, come se voi pensaste di risolvere i problemi di Caserio, di Casoria con l'interferenza di tutto il territorio. No, voi risolvete il problema di Casoria, se voi i problemi delle comunità vicine, come dire, hanno la possibilità, no, non la necessità. E siccome avete parlato di Casoria Capitale, attendi, la capitale deve essere la comunità dove alcune persone, ricordatevi quello che vi sto per dire, alcune persone insieme siano riferimenti della politica come aiutano le persone. E posso darvi un consiglio, comanda chi riesce a mettere insieme persone che lavorano insieme. Io uso questa espressione, il mio grande ideale è far fare agli altri le cose che penso io. Non nel senso, no, leggetelo bene, no. Non nel senso che li considero subalterni, ma nel senso che le cose che penso io si possono fare se gli altri insieme le fanno, perché nessuno può fare le cose da solo, ognuno da solo può pensare aiutando gli altri a riflettere nella creazione di condizioni per il governo della comunità. Voi avete questa straordinaria opportunità, io vi ho sentito. Le due considerazioni, anche alcune, le considerazioni di Troiano che è andato via, casa quando e ho percepito che non lo so quanto consapevolmente, stasera avete testimoniato la consapevolezza della disponibilità di un impegno che affronta la straordinaria opportunità. Se riuscite a contenere in questo comune diventare un riferimento della novità della politica per la quale io vi amo.